Piras. Ricciatti. Pes. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo ora al 32.01, Marco Di Stefano. Marco Di Stefano chiede di intervenire. Prego. Sì, grazie Presidente. Questo emendamento cerca in qualche modo di trovare una mediazione su quanto si è discusso sulla fascia C, sia alla parafarmacia, no alla parafarmacia, e cerca anche di dare una risposta, secondo me legittima, a chi sostiene che essendoci delle medicine di fascia C, alcuni medicinali particolari, ad esempio gli antitumorali, non è possibile far uscire queste medicine fascia C dalle farmacie, da luoghi che non siano farmacie o da luoghi dove non ci siano farmacisti. Con questo emendamento si propone l'istituzione di un nuovo canale, le farmacie non convenzionate, che intende inserire sul mercato della concorrenza soggetti che già sono pronti e già sono strutturati. Un primo piccolo passo, non prendere in considerazione tutte le parafarmacie, ma prendere in considerazione perlomeno soltanto quelle parafarmacie che sono di proprietà dei farmacisti. Chiaramente queste nuove farmacie non convenzionali devono avere tutti i requisiti, devono avere giuste distanze, devono avere l'obbligo del medico al bancone e possono diventare farmacie non convenzionali pagando una tassa in percentuale sul loro fatturato che andrà alle farmacie rurali che sono in grande difficoltà. Queste farmacie potranno vendere tutti i farmaci a pagamento con l'obbligatorietà della ricetta bianca del medico, così non incideranno sul servizio sanitario e sulle spese dello Stato. Io voglio dare soltanto due numeri, Presidente. Oggi le farmacie convenzionate in Italia sono 16.500, hanno un fatturato di 22 miliardi di euro. La fascia C incide per questi 22 miliardi di euro per il 13%, ossia per 2 miliardi e 800 milioni. Se si approvasse questo emendamento con le farmacie non convenzionate, avremmo una situazione di questo genere: 16.500 farmacie normali, tra virgolette, e circa 1.200 farmacie non convenzionali di proprietà di farmacisti. Ossia, le non convenzionate andrebbero ad intaccare per l'8% il fatturato della fascia C delle farmacie cosiddette normali. Le farmacie normali, quelle che ci sono oggi, fatturano circa 2 miliardi e 800 milioni di fascia C, vuol dire che le farmacie non convenzionate andrebbero a recuperare un mercato di 200 milioni di euro. E per fare i conti in soldoni, questi 200 milioni di euro diviso 16.500 farmacie, diviso 365 giorni, inciderebbero sul fatturato di una farmacia per 33 euro al giorno, a fronte di una categoria che tutti sappiamo nelle dichiarazioni di redditi essere soltanto dopo quella dei notai. Pochi spicci in cambio al salvataggio di circa 1.200 aziende che attualmente danno un contributo erariale e anche posti di lavoro. Voglio ricordare, Presidente, che il farmacista è l'unica professione ordinistica non libera in Italia. Il farmacista, dopo che si laurea, deve fare un esame di Stato per abilitarsi, per iscriversi all'ordine, così come fanno i medici, come fanno gli ingegneri, come fanno gli architetti, come fanno i geometri. A differenza di queste professioni, è l'unico che non può esercitare liberamente la propria professione. Guardate, queste cose le diceva nel 1888 Crispi in un discorso alla Camera. Diceva: la professione dei farmacisti è la sola che conserva ancora le forme medievali della corporazione. Ecco, io al collega che prima diceva che è surreale la battaglia per le farmacie, dico che è surreale che dopo 127 anni stiamo ancora a parlare di questa vicenda. Ancora oggi le farmacie vengono vinte per concorsi, quando si fanno e quando non hanno l'epilogo bizzarro come sta accadendo in Sicilia. Si può vendere o si può dare in eredità un figlio, addirittura se anche il figlio non è farmacista, facendo un trust. Un giovane laureato farmacista che vuole avere una farmacia o è figlio di farmacista o deve avere qualche milione di euro per acquistare una farmacia, o l'alternativa è quella di fare il dipendente dentro una farmacia ed essere pagato 7 euro e 20 centesimi l'ora senza neanche avere la qualifica di professione sanitaria. Io credo che una legge importante, quella che stiamo facendo, che vuole aprire al mercato, che vuole che cita la concorrenza, che vuole modernizzare,
che vuole fare un passo avanti al nostro Paese non può non rendersi conto che ci sono anche delle minoranze che stanno in difficoltà e che hanno bisogno di una grossa mano. Io non riesco a rimanere sordo alle preghiere, alle suppliche di decine e decine di parafarmacisti che stanno per fallire, che tra qualche giorno, tra qualche mese falliranno, e credo che sia un'incongruenza che un governo che sta facendo tanto bene per poter dare occupazione debba fra qualche mese ritrovarsi con 1200 o anche di più, visto l'indotto, persone che sono senza lavoro. Per cui io chiedo scusa al mio gruppo se non ritiro l'emendamento, anzi chiedo ai relatori di fare un'ulteriore verifica su questo emendamento, e mi chiedo soprattutto, e chiedo a tutti, se bisognerà attendere altri 127 anni in questo Paese per assistere a una scena di questo genere, che un ragazzo laureato specializzato in farmacia, una volta avuti le sue concessioni amministrative, possa alzare una saracinesca in questo benedetto Paese e immettersi nel mercato e sfidare quelli che sono invece farmacisti dal titolo nobiliare. Grazie. La ringrazio. Ha chiesto di intervenire il relatore di maggioranza. Prego. Grazie Presidente. Vorrei solamente specificare i pareri all'articolo aggiuntivo a partire dal 32.01 di cui appunto stiamo discutendo, di cui si è parlato in questo momento, e vorrei dire che i pareri sono tutti contrari fino al 31.011 a pagina 26, e poi invece, sempre in riferimento agli emendamenti del 32.011. Ok, su quello invece il parere è favorevole, quindi? No, fino a qui sono tutti contrari. Ok, quindi questo incluso. Questo incluso. Il 32.012, il parere è favorevole. Il 32.014, il 32.015 sono pressoché identici, anche se proceduralmente non è così, all'emendamento precedente, ma sono di fatto preclusi quando sarà votato dal 32.0.